Amici di 180 secondi di vini, oggi ci troviamo in centro a Merano e siamo ospiti dello storico edificio che accoglie la birreria Forst. Giornata conclusiva del Merano Wine Festival, la 22esima edizione, concludiamo anche noi con una puntata di 180 secondi dedicata a un vino del territorio, Masetto Dulcis 2009, e il vino della cantina Endrizzi che andremo a degustare. Questa è una cantina storica del Trentino, a San Michele all'Adige. L'azienda adesso è condotta dalla quarta generazione della famiglia Endrizzi, da Paolo e Cristine. Loro tengono molto a questo vino, che è una vecchia referenza. Ne fanno pochissime bottiglie, circa 5.000 nelle annate più fortunate. È un vino che viene apprezzato molto anche all'estero. L'uvaggio scelto per il Masetto Dulcis è composto tutto da vitigni aromatici che crescono nelle migliori vigne dell'azienda. Le uve di Gewürztraminer, Riesling, Moscato Giallo, Chardonnay e Sauvignon Bianco vengono vendemmiate a completa maturazione dalle migliori vigne dell'azienda, raccolte, selezionate e fatte appassire per quasi 4 mesi, vanno a perdere circa la metà del loro peso. Al momento della vinificazione avviene una pressatura lenta e soffice per estrarre il prezioso succo rimasto negli acini appassiti. Dopodiché la fermentazione viene fatta partire in piccole botti da 136 litri tenute a una temperatura molto bassa di circa 6 gradi. Quindi cosa succede? La fermentazione sarà altrettanto lenta. Diciamo che il vino riesce a raggiungere circa un grado al mese. Arriverà dopo 6 mesi a un'alcolicità pari a circa 10 gradi. Questa è una caratteristica che la famiglia Endrizzi vuole mantenere per questo vino, perché abbassando il contenuto di alcol il prodotto finale avrà un maggior spessore per ciò che riguarda il frutto. Questo Masetto Dulcis del 2009 ha un bellissimo color giallo oro e un'ottima struttura. Al naso, la prima cosa che ci colpisce sono le note di miele. Miele di acacia, però poi c'è tutta un'altra famiglia olfattiva di un fruttato, di una frutta matura. Anche frutta esotica. Adesso vediamo al gusto, sono proprio curiosa. È un vino, come vi ho detto, un vino dolce, però a questa dolcezza si contrappone un'acidità perfetta, che quindi non lo rende affatto stucchevole, anzi è un vino molto persistente e anche una buona mineralità. Come lo abbiniamo? Allora, sicuramente è un vino dolce che va benissimo bevuto da solo, va benissimo con la pasticceria secca, ma a mio parere l'abbinamento che valorizza realmente questo Masetto Dulcis, anche a detta di Cristine, è con un formaggio erborinato oppure del foie gras. Dal centro di Merano, col Kurhaus alle mie spalle, io vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento con 180 secondi di vini. Cin!